Click! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Isona Bar Calcio. Giorno dopo di Lecce-Bologna terminato col punteggio di 1-1, adesso andiamo a fare l'analisi a mente fredda con anche l'ausilio delle dichiarazioni dei protagonisti, tra cui Thiago Motta, e citeremo anche le parole di Falcone, il portiere del Lecce, che ha rilasciato delle dichiarazioni quantomeno curiose, che attenzione, ma poi lo ribadisco dopo, ho sentito con le mie orecchie. Lo dico perché è andato ai microfoni di DAZN e campeggia stamattina su vari siti che non avrebbe detto quelle cose, che non bisogna inventarsi cose. Purtroppo le ha dette e adesso andiamo a vedere che cosa ha detto. Quindi, mi dispiace, come tra l'altro avevo preventivato ieri, che il giorno dopo potesse essere anche più piccato del giorno stesso, però insomma mi devo togliere qualche sassolino dalla scarpa questa mattina perché sono successe cose, diciamo così, sono successe cose che vanno rendicontate. Per cui prima di imbatterci in questo discorso, questa mattina sono un po' polemico. Vi dico, iscrivetevi, condividete e lasciate ora il vostro mi piacino al video dell'Isola Bar Calcio. A Mrakman, condividete questo video. Allora, iniziamo dalle parole di Thiago Motta, che dimostra non solo di preparare le partite in maniera egregia, perché ieri, voglio sottolineare ancora un'altra volta questo aspetto, abbiamo surclassato sul livello del gioco e si è visto nel secondo tempo. E chi dice che nel primo tempo il Lecce meritasse, mente, sapendo di mentire. Nel secondo tempo abbiamo surclassato la compagine salentina. Potevamo segnare anche 3 gol che nessuno avrebbe potuto dire niente. Certo, questo sono anch'io il primo a dirlo, ma è lo stesso Thiago Motta che lo dice. Avremmo dovuto segnare quando ne avevamo l'occasione, sicuramente sotto questo aspetto dovremo migliorare. Però vanno fatte altre considerazioni. Non è che se uno segna un gol sui 3-4 disponibili che si è avuto, allora merita eventualmente di subire una grave ingiustizia sportiva. Perché io ribadisco, ripeto, dovevamo capitalizzare e fare in modo di non ritrovarci in quella situazione, sicuramente. Ma questo non deve essere, diciamo, humus per combinare quello che è stato combinato a fine partita. E stavo dicendo che Thiago Motta dimostra non solo di preparare le partite in maniera egregia, con equilibrio, quell'equilibrio che ci permette, ad esempio, di avere la terza miglior difesa del campionato, subito dietro a Inter e alla Juventus. E voglio rammentare, ricordare come i campionati solitamente si vincono non con i migliori attacchi, ma con le migliori difese, o almeno in Italia quasi sempre storicamente va così. Per cui se il Bologna, cosa che farà, aumenterà il numero di gol, che all'oggi sono effettivamente pochi, perché siamo, mi sembra di aver contato, il 10° peggior attacco della Serie A, e per una compagine che mira ad andare in Europa non basta, bisogna segnare di più. Però, nonostante i pochi gol che abbiamo fatto, abbiamo una difesa granitica e questo potrebbe bastare, perché in primis bisogna subire pochi gol. Poi si può, certo, aumentare anche il numero dei gol fatti, ma in primis è importante l'equilibrio, perché in Italia le squadre che subiscono meno gol ottengono ciò che devono ottenere. Detto questo, Thiago Motta studia anche altro, perché ieri a fine partita va davanti ai microfoni di DAZN e che cosa dice? Dice una cosa che ad esempio non ricordavo, sono andato ad informarmi e ho valutato e bisogna dirla. Ragazzi, io ho sentito dire da anche alcuni dei nostri stessi tifosi, ma per carità, ognuno può avere le proprie idee, sono tutte rispettabili. Per quanto mi riguarda, io quindi metto sempre un secondo me, la cosa che stona, sapete che cos'è? Ve la dico subito. Ieri è stato chiamato al VAR l'arbitro, che mi pare fosse, non so se Doveri o chi per esso, insomma, non lo so come cazzo si chiamasse l'arbitro,
non mi importa, ok, penso di sì, l'arbitro Doveri, è stato richiamato al VAR, ok, per poi assegnare quel rigore che abbiamo visto. Chi è che c'era al VAR? Al VAR c'era un certo signore che si chiama Nasca, che ha detto, guarda Doveri che devi venire qua al VAR perché probabilmente è rigore, vieni a vederlo. Il problema sussiste quando in Juventus Bologna, ad esempio, sulla famosa trattenuta di Iling Junior su Ndoye, non viene richiamato l'arbitro al VAR per andare ad assegnare i rigori. Uno mi dirà, ma che cosa c'entra? Il problema c'entra quando al VAR c'era il signor Nasca. Quindi, per il signor Nasca abbiamo capito che il gioco del calcio è, diciamo, un'equazione molto soggettiva, forse dipende dal meteo, ma quel giorno in Juventus Bologna non ha ravvisato gli estremi del rigore, nemmeno ha ravvisato la possibilità di poter richiamare l'arbitro al VAR, mentre che era un rigore netto, che era un rigore netto che potrebbe essere messo come spot della Serie A per appunto sancire cosa sia un rigore da non rigore, mentre ha deciso di chiamare Doveri al VAR per l'assegnazione di un rigore, quale quello di ieri di Calafiori, no, su Falcone, che, e qui integrazione tra le integrazioni, e non mi invento niente, perché è lo stesso Falcone a rilasciare le dichiarazioni a fine partita ai microfoni di DAZN, le ho sentite, udite con le mie orecchie, quindi non tollero che nessuno venga qua a dire che non sia vero. Falcone dice che stava colpendo a botta sicura, poi ha sentito il difensore che l'ha toccato e dunque si è buttato a terra. Dice, mi sono buttato così mi avrebbero dato il rigore ed ero sicuro appunto di, e qui deduco, di poter segnare con più facilità. Quindi, quando un giocatore stesso, perché in quel momento è un giocatore in quanto ha lasciato la porta e diventa un giocatore di movimento, dice che ha sentito un tocco e mi sono buttato, lui dice proprio mi sono buttato a terra così mi davano rigore. Oh ragazzi, io più di sottolineare questo aspetto, ora uno potrà dire, ma non ha studiato ad Harvard, ma perdonano, c'è la terza elementare, ma perdona qui, non lo so, magari è anche uno stimabile ingegnere, questo non lo so, non mi sono informato, in questo momento non mi interessa, però certamente a fine partita fare delle dichiarazioni di questo modo identità mi lascia quantomeno sbigottito di fronte a che cosa? Ad un rigore che è stato generosissimo, perché si può dire tutto, ma non si può certamente dire che Calafiori, perché abbia appoggiato una mano sulla spalla dell'avversario, potesse provocare la caduta rovinosa di Falcone per l'assegnazione di un rigore. Quando lo stesso barista Nasca in Juventus Bologna non ravvisò per l'appunto il fallo di Iling Junior su Ndoye. Per me è una cosa inconcepibile che assegna totale soggettività al VAR a questo punto, che siamo alla mercé di colui che si situa dietro ai video. Io penso, ritengo e lo risottolineo che ieri, oltre ad aver avuto la sfortuna del barista Nasca, che a questo punto è scarso, perché è un barista scarso, ok, abbiamo avuto questa sfortuna che il Lecce, due giornate prima, penso, contro il Milan, si sia visto annullare il gol di Piccoli, abbiano capito essere stata una roba di risonanza importante e quindi abbiano voluto compensare a quel possibile ingiustizia che vi è stata in quella partita. A me queste cose non mi stanno bene. Non mi stanno bene, perché non si compensa ad un errore provocando un altro errore. A me queste cose non mi piacciono e non è giusto. Non è giusto nei nostri confronti, non è giusto nei confronti del lavoro di Thiago Motta, non è giusto nei confronti del lavoro e del sudore dei ragazzi
che vanno in campo, fanno una determinata partita e si vedono rubati sul campo i punti che appunto erano sacrosanti di diritto, e per una vergogna, per un rigore assegnato come quello di ieri, è vergognoso. Andatevi a vedere che cosa sono i rigori. I rigori sono quelli che hanno segnato in Udinese e Verona, quello è un rigore netto. Il rigore netto è quello assegnato alla Fiorentina, quello realizzato da Beltran, quello è un rigore netto dove Pirola entra da tergo sulle gambe dell'avversario e lo atterra in maniera inequivocabile. Quelli sono rigori. Quelli sono rigori, non i rigorini che tutti vogliono e che si vedono al mattino dopo su Instagram, su TikTok, perché ci sono delle tifoserie che prendono a pretesto qualsiasi immagine, talvolta tra l'altro anche mentendo sul frame da prendere, perché ovviamente un fermimmagine non è un video, e allora dovrebbe essere tutto rigore. Poi gli stessi, quando magari per la propria squadra c'è la cosa inversa, allora dicono che non è rigore. Praticamente si dice tutto è l'incontrario di tutto. Bisogna essere onesti. Il rigore assegnato ieri in Lecce-Bologna non è mai rigore. Così come, ad esempio, io sono d'accordo, citando un'altra partita che non mi coinvolge, ieri nella super sfida Napoli-Inter, dove si è fatto il finimondo per il rigore possibile, fischiabile, su Osimhen. Secondo me quello lì, fatto mi sembra da Acerbi, quello lì, secondo me, non è mai rigore. Se tu incominci ad assegnare quei rigori lì, il gioco del calcio, secondo me, è finito. Detto questo, mi calmo, non voglio più entrare in merito in questa questione, ma ieri è stata fatta una roba vergognosa. Detto questo, il Bologna, come detto, ha equilibrio, il Bologna ha la terza miglior difesa, il Bologna sa quello che deve essere fatto durante l'arco di una partita, il momento dove bisogna lasciare sfogare gli avversari, il momento dove bisogna attaccare, bisogna migliorare l'essere cinici sotto porta, perché certi gol vanno siglati. Ricordo quello di Likoyannis subito dopo la siglatura del calcio di punizione, che ha avuto un'enorme occasione per fare doppietta scialacquata, e ricordo la duplice occasione di Ndoye Ferguson scialacquata anch'essa in maniera ignominiosa. Quindi se quelli fossero stati gol, ovviamente oggi non staremmo a parlare di questo. Però ripeto un concetto che è basico, è basilare, deve essere così: non è che se uno alla pecca di aver sbagliato dei gol deve essere allora giusto subire quell'ingiustizia perché dovevi chiuderla quando potevi. Ma che cazzo di ragionamento è, ragazzi? Ma come cazzo stiamo messi? Bisogna dare a Cesare ciò che è di Cesare. Non bisogna assegnare questi rigorini, perché questi sono rigori totalmente inventati. Quindi adesso cerchiamo di chiudere l'ennesima pagina di un'altra giornata dove ci si è visti rubare dei punti, perché ricordo Juventus-Bologna, ricordo Monza-Bologna e ricordo adesso Lecce-Bologna. Male, molto male, perché sono 6 punti in meno che la nostra classifica avrebbe dovuto avere e che invece, nello stato attuale delle cose, non ha. Michele Vittori, adesso mi fermo qua, ma poi magari ne riparliamo in un altro video. Box commenti a vostra disposizione, è il vostro momento. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere aggiornati con l'Isola Baccaccio e nuovi video, e noi ci sentiamo nelle prossime chiacchiere da bar.